E Radio Radicale, siamo con il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, per parlare del gravissimo incidente che c'è stato a Brandizzo, che ci ha colpito tutti quanti. E ci sono state tante polemiche dopo quello che è accaduto, che hanno riaperto, se mai fosse stato mai chiuso, il confronto sulla sicurezza nel lavoro nel nostro Paese. Allora, oggi che è la ripresa dei lavori parlamentari, io so che lei già ha avviato delle iniziative per occuparsi di questo. Cosa farete e soprattutto come rispondere a questa emergenza? Allora, intanto serve dire che il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro non è mai stato dimenticato da questo governo, ma devo dire neanche dai passati governi. Si deve fare qualcosa in più, questo è evidente, perché il nostro è un paese che è molto bravo a sanzionare, ad esempio, ma è meno bravo a prevenire questo tipo di incidenti o le malattie professionali. Diciamo che due sono voglio dire, le cose che stiamo mettendo in campo. La prima è immediatamente nella giornata di domani, quindi martedì 5, avvieremo un ciclo di audizioni proprio per capire nello specifico, al netto del fatto che questo è un tema che evidentemente, insomma, andrà a scaturire laddove effettivamente sono iniziate le indagini, quindi la magistratura sta facendo il suo lavoro e quindi per quanto il Parlamento può fare in queste ore, cercare di capire ancora una volta qual è il tema della sicurezza del nostro paese con un occhio di riguardo, purtroppo devo dire, a quanto accaduto con la scomparsa, insomma, di cinque lavoratori e di tra l'altro. Servirà secondo me cercare di capire anche tutto il tema dell'appalto e del subappalto, perché molto spesso ci sono aziende che subappaltano questi lavori, capire se tutto effettivamente è in regola e tutte le norme sulla sicurezza sono rispettate. Quindi io, prima di esprimermi rispetto a quanto accaduto, attendo Ecco, evidentemente per che la esempio, Rete magistratura. Ferroviaria aveva subappaltato questi lavori. Ma pare di sì, però lo scopriremo, diciamo, entro breve e quindi già domani RFI verrà da noi in commissione e ci spiegherà effettivamente quanto potrà spiegare rispetto anche a quanto drammaticamente accaduto. Sul tema della sicurezza serve fare ancora molto, questo è altrettanto evidente perché ci sono state 5 morti in una sola giornata, ci sono una media di 3 morti al giorno negli ultimi anni. Per questo verrà votata, io mi auguro, trasversalmente, ad esempio, la mia proposta entro il mese di settembre per l'insegnamento della sicurezza sui luoghi di lavoro a partire dalle scuole secondarie. E quindi la sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere anche un fatto culturale in termini di prevenzione. Questo risolverà tutto? No, sicuramente no, però avremo evidentemente degli studenti che quantomeno qualcosa in più sulla sicurezza lo sapranno, anche istituendo, voglio dire, un qualcosa che vada nei confronti della testimonianza, ad esempio, di persone che hanno subito gravi incidenti sul lavoro, fortunatamente sono ancora vive, ma che possono andare a testimoniare nelle scuole che cosa significa subire un incidente sul lavoro. Ed in seconda battuta noi continueremo con il ministro Calderone e con il ministero del lavoro a cercare di essere sempre più stringenti, lo rinnovo, soprattutto nei confronti della prevenzione, perché oggi nel nostro paese ci sono le leggi per quanto riguarda la sicurezza. Qualche volta, anzi troppe volte, non vengono evidentemente rispettate. Allora, quali sono i settori più critici? Allora, quelli dei subappalti, quelli del Subappalti. settore dei tirocinanti e che equilibrio di controllo c'è tra pubblico e Noi privato? abbiamo un'infrastruttura importantissima che è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che dovrebbe essere e anzi sarà indubbiamente aiutato sia per quanto riguarda le risorse umane sia per quanto riguarda i mezzi. Anche con dei controlli preventivi, cioè quello che io ho in mente è che effettivamente la parte datoriale, in questo caso quando e laddove è possibile, ad esempio nell'allestimento di un cantiere, possa chiamare preventivamente gli ispettori del lavoro ad una visita preventiva e se trovano qualcosa che non quadra, non sanzionano, ma indicano esattamente come fare per mettere a posto quel cantiere. Questo potrebbe essere un'idea, però rinnovo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con i suoi ispettori che svolgono un ruolo di fondamentale importanza, ad oggi non ce la fanno a coprire
neanche il 20 o 30% di quelli che possono essere i controlli, quindi vanno evidentemente aiutati. I settori che sono più a rischio sono effettivamente quei settori che lei prima ha citato, accompagno anche qualche volta l'agricoltura e l'edilizia, questo è assolutamente evidente. Serve però insomma cercare di capire come aiutare i lavoratori ad essere anche più pronti nei confronti della loro sicurezza. Mi spiego. Quando un lavoratore svolge per 30 anni la stessa mansione, ecco che l'abitudine molto spesso porta a degli errori che in alcuni casi purtroppo sono fatali e noi dobbiamo agire su questo. Senta, ho visto che il sindacato è sul piede di guerra per questo, per quello che è accaduto. C'è anche da valutare un altro aspetto di quello che è accaduto, che insomma il sindacato dovrebbe anche controllare. Non so se è d'accordo sul fatto che il sindacato dovrebbe avere un ruolo anche di controllo in questo. Sì, questo sì, diciamo in parte sicuramente, non è il compito fondamentale dei sindacati. Diciamo che uno sciopero o un minacciato sciopero secondo me non va a risolvere la situazione. Quindi io penso che anche i sindacati possano essere utili alla politica per cercare insomma delle soluzioni ulteriori. Ha l'impressione che in questa fase i sindacati si siano posti in questa... Alcuni sindacati sì, altri sicuramente meno. Bene, grazie a Walter Rizzetto e buon lavoro.